Buongiorno a tutti e benvenuti in una nuova challenge. Ve l'ho detto che questa settimana sarei stata un po' assente, però vi avrei portato due bellissime challenge, almeno per me, poi non so per voi. La challenge americana che è uscita ieri vi è piaciuta tantissimo. Comunque, oggi siamo qui sempre il marchio Lidl, però la linea Optisana Sport. Quindi oggi mangerò per 24 ore solo cibo proteico. Ho fatto i pancake, io non ho utilizzato tutto il preparato, ho fatto 90 grammi, che all'incirca escono 4-5 pancake con 100-110 ml di latte, mi sono regolata un po' ad occhio. E questi sono i pancake, dai. Per essere dei pancake proteici sono molto belli e molto morbidi e poi dopo bonus. Cioè sono veramente morbidissimi, cioè si vedeva quando li ho tolti dalla cottura. Un po' gommosetti, il sapore è molto molto delicato. No, proprio buoni. No, dai, ci sta. Ho preso la Nutella e non ho preso le creme proteiche. Vi spiego anche perché. A parte che le ho quasi finite tutte, però molte cioè, sono rimaste solo il fondo e quindi è duro e mi scocciavo di riscaldarle. No, comunque vi devo far vedere il video. Cioè, sono proprio morbidi. I due lati della mia vita. Fit e fat. Sicuramente quando vedete questo video non riuscirete ancora a trovare i prodotti da Lidl perché il volantino scade. Ragazzi, oggi già faccio. Sicuramente riuscirete a trovare qualcosina della linea. Siccome guarderete questo video prima del 6 febbraio, perché fino al 6 febbraio dovrebbe esserci questa linea, ovviamente fino ad esaurimento scorte, quindi speriamo che riuscite a trovarlo perché è veramente buono. Comunque, ragazzi, lo state vedendo Sanremo? Io no. Non lo so, raga, non mi è mai piaciuto e non l'ho mai visto, veramente in 20 anni di vita non l'ho mai visto. Ho sbagliato a metterla, non ce la dovevo metterla sull'altro lato. Si vede che mi sono svegliata alle 6:30, vero? Comunque questi vanno mangiati caldi. Perché se li mangiate freddi, secondo me non sono buoni più. Ovviamente fate sempre una consistenza densa, mi raccomando. Ultimo pancake. Colazione è andata, non so se ci vedremo con un mini aperitivo, però mal che va ci vedremo direttamente con il pranzo, quindi a tra pochissimo. Ah, ma voi li avete provati i prodotti? Fatemi sapere. Comunque è buono, io la prossima volta che li vedo da lì mi vado a far scorta. Sapete che io sono diventata troppo pigra, la mattina non ce la faccio a prepararmi pancake, quindi preparato tutta la vita. Un po' tutti i prodotti della linea che ho acquistato per questo video e mi sono resa conto che vi ho detto una grande balla perché non saranno tutti i prodotti della stessa linea, ma sono tante linee differenti, però sono sempre tutti prodottini proteici. Quindi questo video si intitolerà Mangio per 24 ore solo prodotti proteici Lidl, senza linee perché sono tante linee diverse, però vabbè. L'importante è mangiare, l'importante è darvi la recensione, quindi io sto cuocendo il pranzo e ci vedremo tra poco con l'assaggio. Oggi la mia voce non collabora perché fa freddo. Eccoci qua con il pranzo. Allora, secondo me ad occhio ho fatto giusto 80-90 grammi. Comunque, una pastola. Perché volevo dire pasta e semola insieme, capi la mia testa? A base di pasta di semola integrale di grano duro con verdure e capperi speziata. Wow! Allora, non ho mai provato i capperi in tutta la mia vita e questa è la prima volta per me. Allora, dentro ci sono melanzane, pomodori, pasta e capperi. Assaggiamo. Buona!
paura di mangiare il cappero. Ah, è buono. Ha un sapore nuovo anche per me. Cioè, ci sono anche i peperoni. Ma che dire, per essere una pasta comunque, un piatto surgelato, è squisito, è veramente buono. Wow. Ho aggiunto anche un po' di olio in cottura, anche perché non sapendo sta cadendo il tavolo. Dicevo io che non mi trovavo con l'inquadratura e perché se ne stavo carendo tavolo. Bene, madonna mia, sempre unica. Comunque, tornando a noi, un piatto molto buono, molto veloce da preparare. Considerate che in 8 minuti era già pronto. Ovviamente un gusto che deve piacere. Oh, questo vi ripeto, sono comodi quando veramente non avete tempo, non sapete cosa vi dovete mangiare, avete veramente minuti contati, perché a volte, raga, per quanto una persona si può preparare il pranzo il giorno prima e poi lo deve anche solo riscaldare, c'è pure chi fa sempre questa routine e proprio un giorno non riesce perché ha dovuto fare tantissime altre cose. Secondo me ci sta. E poi siamo tutti umani, raga, una volta che mangiamo diversamente non è che ci casca il mondo addosso. Io vado sempre a scatola chiusa con i prodotti, solitamente li acquisto, poi torno a casa, oppure quando li devo andare a cucinare leggo cosa mi sta andando a mangiare. Beh, non lo faccio con tutto, però. Ma vedete, se io avessi letto lì nel supermercato Capperi, le avrei posato. Perché avrei detto... Che? No, non mi piacciono i Capperi, allora non lo prendo. Invece no, ho fatto benissimo a prenderlo perché comunque ho scoperto un nuovo sapore. Ma noi ci vediamo direttamente, quindi piatto super promosso. Ci vediamo direttamente oggi pomeriggio con la merenda, una super merenda molto 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 fresca. Non tanto adatto a questo inverno. Eccoci qua con la merenda. Non potevo non prendere il gelato proteico Olive Leone High Protein. Questo qui è nocciola e cioccolato bianco, invece questo qui che mi ispira tantissimo è a cheesecake raspberry. Vediamo. Allora, per 100 grammi, ma il vasetto è da 300 grammi, ha 169 calorie, 9,3 grammi di grassi, di cui carboidrati 15 grammi, zuccheri 3,2, polioli 11 grammi, fibre 7, proteine 9,2. Ma la meraviglia! Mamma mia! Ancora non si è sciolto. Vediamo un attimo quest'altro. Queste confezioni sono un po' scomode. Wow, no, io vi devo far vedere. Vediamo dopo, eppure sono stati mezz'ora fuori, vabbè, a dopo. Allora, comunque questo gelato all'interno c'ha proprio i pezzi, tipo di qua cioccolato e di qua di cioccolato bianco. Vediamo. Questo è nocciola e cioccolato bianco. Mia sorella l'ha fatto un po' strana. Aspetta, la recensione. Io non lo sento il cioccolato bianco. Si sente che è proteico, però. Io sento solo un velo di nocciola. Ma così da nocciola, però. Tipo il sale di cioccolato non si sente. Prendilo da solo. Voglio assaggiare un attimo. Lampone. E cioccolato bianco. C'è tanto cioccolato bianco. Il cioccolato bianco è quasi inesistente. Mi aspettavo qualcosa in più, sono sincera. Oddio, non sono malacci, però. Ovviamente è sempre un gelato proteico, quindi bisognerà portare sempre anche a questo. Però, forse tra tutti e due il mio preferito è il lampone, perché ha un sapore, diciamo, diverso.
è più forte come sapore, però mi aspettavo qualcosa in più, sono sincera. Poi il cioccolato bianco lo mastico per quando incontro il pezzo, però non è che si sente tanto. Sì, nocciola, quello che sento è solo nocciola. Questo retrogusto che penso sia a questo punto cioccolato. Sì, il retrogusto è cioccolato, ma... no. Cioccolato bianco veramente proprio poco si sente. Vabbè, vi volevo dire un'altra cosa. Mi vedete cambiata? Che ho cambiato l'outfit perché devo uscire, quindi mi sono cambiata. Ovviamente fatemi sapere se voi li avete acquistati, cosa ne pensate, sono curiosa. Merenda andata. Prima di sgattaiolare via, volevo provare, cioè mamma dei figli non c'è gelato, ma va bene. Volevo provare le Protein Chips Power, suppongo marche Power. Vabbè, 50% di proteine gusto sweet paprika. Allora, vi dico i valori per 40 grammi, quindi per sacchetto. Ah, mi scatola il 10 gennaio 2023, ho terminato. Allora, 166 calorie, 2,4 grammi di grassi, carboidrati 16 grammi, fibre 1,5 grammi, proteine 20 grammi. Un pochino di carboidrati, però vabbè, io ce ne frega. Si presentano così, tipo chipster. Guarda quante ce ne sono dentro. Tante o buone? Tante. Oh, sono buone. E guarda. Vabbè, le nostre preferite resteranno sempre quelle altre là, però sono buone. Sono molto croccanti. E sono anche delicate. Di solito le patatine piccate, sì. Le patatine proteiche sono molto forte come sapore, invece queste buone. Volevo un po' di sale, un po' di sono un po' insipidine. Non un po' insipidine, perché non sono troppo tanto forti di sapore. Invece di solito le patatine proteiche sono piene. Io me ne vado e noi ci vediamo direttamente. Quindi ci vediamo direttamente dopo con la cena. Ma che devo dire che mi ispira? No, non mi ispira per nulla, neanche l'odore. Allora, Trattoria Alfredo High Protein Pizza. Allora, il curry, sì, io sento tipo curry, sento... molto tipo, penso che questo sia il sedano, i peperoni, non riesco a capire. Comunque, in italiano, pizza con farina di fave farcita con peperoni grigliati, mozzarella per pizza, lenticchie rosse precotte e cipollotto. Ormai io sono diventata un'esperta culinaria di pizze surgelate, quindi mi propongo per le aziende per fare la cavia. Una pizza proteica a 55 grammi di proteine. Sento un po' di qualcosa di forte, di piccante. Tanto forte. Tanto piccante. Magari questa roba piccante. Troppo forte. Mi brucia già lo stomaco. E che la base è buonissima, cioè veramente hanno voluto fare qualcosa di molto particolare e ci sta, però c'è anche prodotto vegetariano, il condimento sopra è troppo forte. Io ho trovato solo questa versione, però da come so c'era anche un'altra versione, io ho trovato solo questa. Io penso che questa semplice, quindi giusto pomodoro e mozzarella, qua sarebbe stata fantastica.
Ma davvero fantastica. Ma secondo me è questa salsa che è forte. Perché è veramente troppo, troppo forte. È la salsa. Cappiccio. No, mi sono intossicata una cena. No, sinceramente no, assolutamente no. No, sapete che io o sono sì o sono no. Cioè, sinceramente è un peccato perché la base, vi ripeto, la base era troppo buona. Avevo anche intenzione di concludere 12 ore, però no, faccio una cosa, vado di là perché già vi dico 3 biscotti proteici da provare, ne mangio uno stasera. E poi altri due vedo la recensione domani. Adesso posso andarmi a dormire solo con una fettina di pizza. E anche perché oggi non è che ho mangiato tantissimo, un granché, io di solito come mangio nella mia giornata. Quindi vado a prendere il biscotto, ma facciamo un attimo il fatto della lattina. E lo sapete perché io non bado, quindi a me quando mi va storta la cena mi parte l'embolo perché so che dovrò affrontare una nottata che è meglio che mi addorma, ma domani mi sveglierò prestissimo perché avrò un buco nello stomaco, lo so. Quindi facciamo un attimo il gioco. G, ci hai messo l'altra volta. Ok. Ho preso il biscotto, ho scelto il classico, sono sincera, perché avevo paurissima che, quindi ho detto ok, così ho. Del marchio Sunday. High protein cookie triplo cioccolato, quindi con questo dobbiamo andare sul sicuro. Un biscotto da 45 grammi. Per 45 grammi ha 212 calorie, di cui grassi 10,8, carboidrati 18 e proteine 13,5 grammi. È duro, volevo spezzare. Ok, si è spezzato. Ah, bellino però. No, è buono. Sembra duro, invece no. Si scioglie completamente in bocca. Oh, è buono. Domani mattina già so che dopo colazione ti farà la piadina. No, buono, veramente buono. C'è la crema, visto? Sì, pezzi quelli di cioccolato bianco. Diciamo che ha un po' la consistenza di un biscotto al cacao. Allora. Super promosso, ma non so se era ham, però no, buonissimo. Quindi noi ci vediamo direttamente, secondo me, alle 4 di mattina. Domani mi sveglierò prestissimo per fare la colazione e per provare gli altri due gusti di biscotto. Quindi, a tra poco. Buongiorno a tutti, eccoci qua con la colazione. Cioè, ragazzi, è prestissimo, stamattina mi sono svegliata con un buco nello stomaco, letteralmente. Allora, biscotti, quindi cookie proteici. Questo qui è gusto strawberry e limone. E quest'altro qui è cioccolato bianco in mandorla. Per quanto riguarda i valori, sono uguali a quelli di ieri, quindi inutili che ve li dico. E andiamo a provare prima strawberry e limone. Il limone si presenta leggermente più morbido rispetto a quello di ieri. Ve lo faccio vedere. Wow. Ci sono anche pezzi di cioccolato bianco. È buonissimo. La fragola si sente tantissimo. Buono, però questa volta devo dirlo, non supera cioccolato. Non è più cioccolato di ieri, no, triplo.
Proviamo cioccolato bianco e mandorla. Oddio, che bello, forse questo è uno dei più belli esteticamente. E anche dei più morbidi, tra virgolette. Wow, è buonissimo, super morbido. Wow, vi giuro, fate un giro da Lidl e prendetevi assolutissimamente il preparato e questi biscotti, fate scorta perché secondo me vi piaceranno. La mia classifica è: primo posto cioccolato bianco e mandorle, secondo posto ce l'ho lì dietro, non ricordo se è doppio o triplo cioccolato, e terzo posto, no perché non sia buono, metto fragola e limone, perché sinceramente nulla di che, ma quei due, cioccolato bianco e mandorla e triplo cioccolato, sono veramente una bomba. Perché questa 24 ore vi sia piaciuta, vi dirò anche che uscirà per fine febbraio, inizio marzo, un'altra 24 ore proteica, quindi non vi dico niente, non vi spoilerò niente, e quindi vi volevo solo avvisare. E quindi nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!